Claustrofobia. Trattasi di una esagerata ed irrazionale paura nei confronti di spazi particolarmente angusti e ristretti, timore di rimanere incastrati, soffocati, sepolti vivi, dimenticati e abbandonati. Il manga preferito di PewDiePie, Blam, è diametralmente l'opposto di questa fobia. Il manga in teoria si dovrebbe pronunciare come la parola inglese colpa, cioè blame, ma l'autore ha chiarito che si riferisce all'onomatopea della pistola, Blam, quindi lo chiamerò così. Blam è un manga estremamente silenzioso. Probabilmente userò più parole io per descriverlo di quante parole ci siano in tutto il manga. A volte per pagine e pagine non c'è neanche una parola. Un silenzio che può durare canonicamente per mesi, anni, secoli, millenni. Il problema di molti film, molte serie TV, molti fumetti e molti videogiochi di oggi è che sono troppo didascalici. Ti spiegano tutto a voce, come se il regista temesse che mostrarti un indizio non sia abbastanza, te lo deve anche spiegare. Pochi film hanno il coraggio di essere difficili da capire. Tenet, per esempio, ha questo coraggio, e pochi hanno il coraggio di essere meno didascalici. Lasciare più spazio alla tua interpretazione. Questo può renderlo un manga noioso per alcuni, ma è questo il punto. Il vero protagonista del manga non è un personaggio, è lo scenario. Il manga è fatto all'1%, sia visivamente sia narrativamente, di protagonista che parla, pensa, agisce. È fatto al 90% di scenari immensi, in cui il protagonista è solo un puntino che cammina e cammina. È un manga da leggere e apprezzare in silenzio, perché nel silenzio disvela la sua verità. E la verità è che questo è un mondo totalmente vuoto, muto, quasi privo di vita, privo di significato che gli umani danno alla vita. È un mondo che zittisce il brusio quotidiano e ci obbliga a riflettere sulla nostra condizione esistenziale. Ad affrontare il vuoto, che è la vita. Per capire la trama di Blam, dobbiamo andare nel suo prequel, Noise. In Noise, noi vediamo una città in cui tutta l'umanità vive, da miliardi e miliardi di abitanti. Una città gigantesca che si espande sempre di più grazie all'avanzare della tecnologia. Questa città è diventata così grande che ha letteralmente divorato la Luna per prendersi ulteriori materiali e minaccia di prendersi tutta la Terra. In Noise, la crescita della città è dovuta a dei robot, i quali funzionano come dei moduli di Von Neumann. Cercare risorse, estrarre risorse, produrre con quelle risorse altre copie di sé e altre costruzioni, ripeti il ciclo all'infinito. In questo modo la città si espande per far fronte alla sovrappopolazione umana. Questi robot, noti come costruttori, sono comandati dalla Netsphere, una sorta di metaverso nel cyberspazio. Tuttavia, non tutti gli esseri umani possono accedere alla Netsphere, solo alcuni umani, nati con un gene particolare, il Net Terminal Gene. Solo loro possono entrare nella Netsphere, violando la barriera tra Res Cogitans e Res Extensa, e andando quindi nella pura Res Cogitans. La Netsphere aveva anche dei guardiani, le Safeguard, dei robot che uccidevano chiunque tentasse di entrare nella Netsphere senza questo gene. Ma è qui che entra in gioco l'Ordine. Una sorta di culto di accelerazionisti ipertransumanisti che sacrifica degli infanti. Hanno sviluppato un virus che si diffonde in tutta l'umanità e che cancella il Net Terminal Gene. Questo significa che i robot, in questo momento, sono privi di controllo umano e che quindi continuano a costruire senza fermarsi mai e senza curarsi dell'umanità, mentre gli umani si ritrovano stranieri a casa propria. Il problema degli umani, in Noise, è che hanno lasciato che le macchine proseguissero incontrollate, incontrastate, quando invece avrebbero dovuto installare le tre leggi della robotica, avrebbero dovuto dare uguali diritti ai robot e avrebbero dovuto usare NordVPN, lo sponsor di questo video. Le vostre informazioni sono la cosa più preziosa che avete. Chiedetevi perché questi giganteschi social network, che, ricordiamolo, hanno reso i loro proprietari i più ricchi del pianeta, sono gratis? Perché sono le vostre informazioni la vera fonte di guadagno, e con le vostre informazioni è possibile capire la vostra mente, è possibile manipolare un essere umano, e per questo motivo proteggere le vostre informazioni è importante, e per questo motivo ogni singolo strato di protezione, come gli strati della struttura di Blame, è importante. Una VPN prende le vostre informazioni, le cripta rendendole illeggibili, le fa passare in un network privato e poi le manda a sua destinazione. E in tutto questo vi permette di mascherare la vostra geolocalizzazione, permettendovi di trovarvi, virtualmente parlando, in ogni punto del globo e accedere ai siti accessibili solo da quelle zone.
Utilizzando il codice sconto Morte Bianca o andando sul link in descrizione e o nel commento fissato in alto o visibile in sovrimpressione, otterrete uno sconto per 2 anni di protezione NordVPN. E se questo non dovesse bastarvi, c'è un mese bonus regalato. E se questo non dovesse bastarvi, c'è anche la garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. E allora cosa aspettate? Andate su NordVPN e sfruttate i numerosi vantaggi di una VPN professionale. NordVPN. Proteggete i vostri dati. Ed è dopo Noise che giungiamo a Blam, che si svolge millenni dopo Noise. Blam si svolge non più nella città, bensì nella sua evoluzione. Una gigantesca megastruttura, fatta di palazzi immensi, pareti infinite, ponti e scale ricorsive complicatissime, labirinti di monumenti altissimi, stanze su corridoi vuoti che vanno avanti per chilometri. Questa struttura è immensa. Pensate che nel film di Netflix, che è molto più action e molto meno silenzioso del manga, e si svolge durante la trama del manga, si parla di 6.000 livelli solo per un breve viaggio. La parete più spessa nella megastruttura, in un certo punto, è di 27 chilometri. 27 chilometri solo di parete. Infine, c'è una stanza, e questa stanza ha un'altezza tra soffitto e pavimento che è enorme. Se calcolate questo diametro, scoprirete che è più grande del diametro di Giove, il pianeta più grande del sistema solare. E questa è solo una stanza! L'autore stesso ha confermato che il diametro totale di questa struttura è 1,5 miliardi di chilometri, ossia l'orbita di Giove. Attenzione, ho detto orbita, tutto lo spazio incluso nella sfera, nel cerchio che Giove fa girando attorno al Sole. Queste sono le dimensioni della megastruttura, che quindi ha divorato tutto il sistema solare per avere materiali per la sua costruzione. Che cos'è questa struttura? Si tratta di una sfera di Dyson. Seguitemi mentre cerco di farvi visualizzare in prospettiva quanto è mastodontica una sfera di Dyson. Una sfera di Dyson è una megastruttura che sostanzialmente intende massimizzare la produzione energetica di una civiltà. Quanta energia produce un pannello solare? La risposta è poco meno dell'energia dello spettro elettromagnetico che lo colpisce. Ma tutta la luce che non lo colpisce è sprecata, e allora costruisci tanti pannelli solari, sempre più grandi, che ricoprono aree sempre più grandi del pianeta. Ma per quanto tu possa lavorare, ci sarà sempre qualche piccola zona di pianeta che non è coperta, dove la luce non viene catturata, energia sprecata. E allora facciamo che tutto il pianeta è ricoperto da pannelli solari? Ma anche così, la Terra, come sapete, fa un giro attorno al Sole. E tutta la luce che non passa attraverso quel minuscolo puntino in cui la Terra si trova in quel momento, ma passa in letteralmente qualsiasi altro punto di questo cerchio, è sprecata. Halo è una saga videoludica in cui si ipotizza la costruzione di una megastruttura a forma di anello. La faccia interna dell'anello possiede un'atmosfera, acqua e tutto quello che serve per supportare la vita. La rotazione produce una falsa gravità. Ora immaginate un anello lungo quanto tutta l'orbita terrestre, che assorbe tutta la luce che il Sole manda in questa direzione. Ma come sapete, il Sole non manda i suoi raggi solo in una latitudine, ma a tutte le latitudini e a tutte le longitudini possibili per una sfera. Stiamo ancora sfruttando meno dell'1% di tutta l'energia del Sole. Se costruiamo tanti anelli in tutte le possibili direzioni, fino ad assorbire tutti i raggi in tutte le direzioni, formiamo un guscio attorno al Sole, che assorbe tutta la sua energia. Questa è una sfera di Dyson. Una struttura capace di produrre una quantità di energia così grande da far sembrare la terza morte nera di Star Wars il nulla. È così potente e maestosa che costruirne anche una sola ti classifica automaticamente come livello 2 nella scala di Kardashev. Ho fatto un video sulla scala di Kardashev. La scala di Kardashev classifica ciò, e questa megastruttura è così potente che può fornire tutta l'energia che serve, pensate, per alimentare ben 2 Cyberpunk 2077 al massimo della loro potenza su un PC. È incredibile. Esistono anche megastrutture ancora più grandi, come sfere di Dyson, che invece di usare stelle usano dei buchi neri, che sono ancora più efficienti, ancora più potenti, oppure le Matrioska Brain. In pratica, una sfera di Dyson, oltre ad assorbire energia, emette energia come scarto. Quindi si costruisce una sfera attorno ad una sfera, per assorbire quell'energia, e poi un altro strato, e poi un altro strato ancora, e così via, in modo da minimizzare fino quasi allo zero assoluto le perdite di energia, e avere una quantità immensa di energia computazionale per elaborare miliardi e miliardi di eoni di vite virtuali di AI grandi quanto interi pianeti.
Questo, che ci crediate o meno, è il destino dell'umanità se riusciamo a non estinguerci. Diventeremo così potenti che buchi neri supermassivi saranno i nostri motori, circondati da infiniti strati di puri supercomputer quantifici dove noi vivremo vite immense e potenti controllando la materia dell'universo reale. Solo che in Blaem questa megastruttura è stata costruita senza prendere in considerazione gli umani, che sono stati sparpagliati nei vari piani, rimanendo così lontani tra di loro che è avvenuta la speciazione, cioè quel fenomeno nell'evoluzione darwiniana secondo cui se due popolazioni di una stessa specie restano isolate per abbastanza tempo, senza quindi fare scambi genetici tra di loro che li avvicinino, finiranno per subire selezione e quindi evoluzione da due ambienti diversissimi, subendo destini così diversi da non potersi più riprodurre tra di loro. È nata un'altra specie. Nel corso della serie noi vedremo umanoidi di varia discendenza, alcuni piccoli come insetti, altri giganteschi, alcuni simili ad umani dei giorni nostri, altri totalmente diversi, eppure tutti profondamente umani, tutti che si adattano a questo mondo artificioso cercando di sopravvivere. Le creature di silicio, ossia le AI, ricordano per certi versi le opere dell'artista Giger, a cui ho dedicato una live. Giger è il fautore, tra l'altro, del design del primo Alien. E c'è molto di Giger in questo fumetto. E questo è un mondo dove l'organico è stato penetrato e corrotto dall'artificiale, dove tutto viene lentamente macchinizzato in strutture colossali, incomprensibili, aliene, eppure con una lontana radice umana. Come ho detto, in Blaem, il vero protagonista sono queste immense, spettacolari, mega strutture ciclopiche. Si può sempre vedere come l'istruzione di un autore influenza le sue opere. Junji Ito ha una formazione medica, e infatti i suoi manga sono concentrati principalmente sul body horror. L'autore di Blaem ha studiato architettura, e infatti il vero protagonista è la struttura di questi edifici. Numerosi sono gli stili che la influenzano. C'è sicuramente del brutalismo, perché sono delle magnifiche strutture gigantesche che risparmiano sulla bellezza e sugli eccessi, pensando solo ad essere solide e massimizzare l'efficienza in modo estremamente razionale. Appunto il razionalismo architettonico è ben ravvisabile, con strutture moderne che ripetono pattern matematici in un modo che è quasi frattale. E c'è anche del neoclassicismo, in particolare monumentalismo, e si riprendono giganteschi colonnati pseudo-greco-romani che tendono verso l'alto, verso l'infinito spazio, monumenti neogotici che volevano sopra elevarsi dalla terra. Per questo, se ci fate caso, le chiese tendono ad essere un gradone sopra la strada. Entrandoci non sei più a terra, sei vicino a Dio. E che più sono alte, sviluppando i loro immensi colonnati, le loro navate verso l'Empireo, più si avvicinano a Dio. C'è anche l'influenza di Ferris e Boulet. Vediamo queste mega strutture imponenti, terrificanti, che suscitano megalofobia, la paura delle strutture enormi. Per noi mammiferi, anzi, dico di più, per noi animali, dotati di un sistema nervoso abbastanza avanzato, avere paura delle cose grandi è una necessità. Per citare lo youtuber Solar Sands, una creatura troppo grande è invincibile, ti potrebbe uccidere, e un edificio troppo grande potrebbe in ogni momento crollarti addosso. Oppure, al contrario, se sei in cima a questo edificio, cadere sarebbe sicuramente fatale. I disegni di Blaem evocano una continua sensazione di vertigini, un timore che tutto quanto crolli addosso e rimanere intrappolati in un labirinto titanico. Ma perché siamo così affascinati da qualcosa che può distruggerci? Se quello che vi ho detto è vero, se ciò che è grande ci spaventa, perché al tempo stesso non possiamo smettere di guardare? Se i palazzi fanno paura per il fatto che potresti cadere, perché sentiamo anche il bisogno di sporgerci al tempo stesso? La risposta ce la dà il filosofo Kant, ed è il sublime. Il sublime è quella sensazione che proviamo quando vediamo qualcosa che ci ricorda quando siamo microscopici. Vedere un gigantesco canyon, le immense cascate del Niagara, infiniti palazzi, gli abissi profondissimi. Quando vediamo queste cose, noi sentiamo due cose. Da un lato, paura. Sentiamo quanto siamo granelli di sabbia di fronte al cosmo, che in un solo attimo potremmo essere cancellati e non potremmo fare nulla, lovecraftianamente parlando. Dall'altro lato, però, ci ricordiamo che pensiamo. Ci ricordiamo che, piccoli come siamo, riusciamo a pensare a questa cosa immensa. Riusciamo con la nostra mente a inglobarla, a circondarla di pensiero, di comprensione, di scienza. La montagna, con le sue valanghe, è immensa, ma non pensa. Il vulcano distruttore è maestoso, ma non pensa. Noi pensiamo. Noi esistiamo per pochissimo tempo, un battito di ciglia nella scala cosmica, però noi viviamo. Noi pensiamo e diamo un valore alla nostra vita. Il sasso immenso è uguale al sasso minuscolo.
non pensa, esiste e basta. Noi, quando vediamo cose immense, ci ricordiamo che siamo minuscoli, eppure, con il nostro pensiero, siamo più grandi. E questo sentimento che mescola terrore e grandiosità, e questo è il motivo, il sublime, per cui costruiamo e continueremo a costruire cose enormi. Questo manga è il contrario del videogioco Scorn. Se Scorn è biopunk, c'è solo organismo, non c'è tecnologia, silicio, ferro, cemento, c'è solo carne, cellule e organi, questa è cyberpunk al suo massimo, solo macchine. Non c'è, se non nell'ultimo capitolo, un solo filo d'erba, solo cemento, un ecomostro infinito. La trama è molto semplice. Il protagonista è Killy, armato di una pistola che, stando alla lore, emette raggi di gravitoni. Il gravitone è l'ipotetica particella mediatrice della forza gravitazionale, un po' come fotone ed elettrone mediano l'elettromagnetismo, ad esempio. Ne deduciamo che nel mondo di Blame la M-theory è probabilmente vera, visto che presuppone l'esistenza di un gravitone, a differenza di molte teorie rivali. Non è la prima volta che nella fantascienza si suppone di usare la gravità come fonte di energia. Già Asimov lo aveva fatto creando un'astronave a motore gravitazionale. Cioè, invece di curvare lo spazio-tempo e basta, usa la gravità stessa come energia, diventando virtualmente illimitata e potentissima. Non è possibile dire quanto sarebbe potente un'arma al gravitone, perché non abbiamo mai osservato un gravitone. Sappiamo però che i gravitoni viaggerebbero alla velocità della luce, e infatti questo ha forse un riscontro nel manga, perché questa pistola è capace di generare giganteschi danni, enormi tunnel scavati nel mezzo, in mezzo secondo, in cui tutto quanto viene annichilito. Killy è un umano che distrugge qualsiasi cosa gli capiti a tiro, senza parlare molto, e che soprattutto distrugge i robot. Eppure vive troppo per essere un umano, e il film di Netflix ci conferma che è almeno in parte artificiale, e il suo corpo è stato preso in prestito dalle Safeguard. Quindi la grande ironia è che Killy distrugge le macchine, ma è egli stesso una macchina. Lo scopo di Killy è viaggiare per tutti i livelli alla ricerca di un umano con il Net Terminal Gene. Se lo trovasse, l'umanità potrebbe riprendersi il controllo della Netsphere, e quindi tutta la struttura, fermando le macchine. Nel corso del suo viaggio, Killy incontra Cibo, una donna che gradualmente otterrà corpi sempre diversi in varie reincarnazioni e ogni corpo più potente del precedente. Verso la fine del manga, Cibo avrà una sfera nel suo ventre, come rimasta incinta di un prototipo umano. Killy arriverà a prelevare la sfera su richiesta di Cibo prima della sua morte. In effetti possiamo considerare il viaggio di Blam come una metafora sessuale. La stessa architettura è intrinsecamente sessuale. Come ci insegna il filosofo Deleuze, a cui ho dedicato una lezione di filosofia, tutto è sessuale. La sessualità è il principale motore della specie umana. La specie umana è capace di sessualizzare ogni cosa, e da qui nasce il feticcio, che ha risvolti fondamentali in economia, ci arriviamo tra poco. L'uomo crea non solo legami tra se stesso e l'oggetto del suo desiderio sessuale, bensì tra oggetti vari disincarnandosi e diventando liquido, sparpagliandosi nella produzione di desideri e feticci e legami attorno a sé. La cura heideggeriana altro non è che una gigantesca fantasia sessuale di Ship. Il concetto stesso di corpo senza organi di Deleuze risuona nel manga di Blam. Infatti uno dei personaggi dice esplicitamente: è strano essere un corpo senza organi. Il corpo è strutturato da un'anatomia molto precisa, e questa anatomia limita l'uomo e lo costringe ad un ruolo, in un uovo. I tentativi dell'uomo di cessare di avere questi organi, il corpo senza organi di Deleuze, tramite il sogno, le visioni, l'ipocondria, il dismorfismo, è un tentativo di liberarsi, in modo molto disordinato e caotico, a volte autodistruttivo come in questi ultimi due casi, dai confini del corpo, e trascendere quindi l'umano. Ma Blam non è un manga transumanista, perché il transumanismo è ottimista, vede nella tecnologia qualcosa di intrinsecamente positivo. Blam è postumanista, mostra la tecnologia come qualcosa che è neutro e che, se non controllato, può produrre più male che bene. Mostra il mondo dove l'essere umano è andersianamente obsoleto, superato dalla sua creazione, le macchine che ora sono andate così avanti da lasciarlo indietro e non potersi più fermare, la famosa singolarità. Ora, la tendenza sessualizzante dissolve l'io nel non-io e rompe le barriere tra io e fa trascendere l'io stesso. Noi siamo limitati dal nostro ego e dal nostro corpo. Come tale cerchiamo di superare noi stessi, di andare oltre l'uomo, di andare oltre i nostri limiti, soprattutto oltre il limite della mortalità. E uno dei modi che ha l'uomo, terrorizzato dalla morte,
di fare questo è venire ricordati, fare in modo che qualcosa di noi sopravviva. Ed è qui che nasce l'architettura, perché non è solo la forma d'arte nata per darci rifugio e utilità, ma anche per creare dei monumenti, qualcosa per far ricordare l'autore come eterno, creando qualcosa di enorme, che sarà per sempre qui, che resiste alla prova del tempo. Io posso anche morire, ma la piramide che ho fatto costruire sarà ammirata per millenni dopo di me. E come sappiamo, nell'architettura la sessualità è eminente. Sin da Freud lo sappiamo che c'è un elemento fortemente sessuale nell'architettura. La presenza di forme falliche è emblematica sin dalle primissime forme megalitiche e prosegue ancora oggi. Sin dal Paleolitico, il prototipo del maschio al potere ha cercato di costruire una struttura grossa e lunga, che più è grossa e lunga, più lui sarà potente, sarà forte, sarà ricordato. La metafora sessuale è abbastanza ovvia, e nonostante siano passati millenni, questa tendenza non è ancora morta, con paesi che fanno a gara a chi produce il grattacielo più lungo, e con il progetto più grande della storia che arriva attualmente a 10 km di altezza, programmati. So cazzi, letteralmente. Ora, Killy ha come potere la gravità, e Killy è un distruttore di questa struttura architettonica, e infatti la gravità è nemica dell'architettura. Che cos'è l'architettura se non una sfida alla gravità? Il primo tentativo umano di volare non è stato costruendo le macchine di Da Vinci, è stato costruendo le piramidi, i templi, dall'alto dei quali l'uomo può sentirsi più in alto del gabbiano. La struttura deve ergersi grossa e lunga verso l'alto, battendo la gravità che invece vorrebbe buttarla giù. E ritengo che ci sia una critica al capitalismo in questo manga, perché queste sezioni immense hanno una origine capitalistica. Hanno il nome di vecchie aziende, vecchie fabbriche, vecchie corporazioni che sono cresciute a dismisura senza tenere più in conto i beni dell'uomo, inquinamento, o il soddisfacimento dei suoi bisogni, disuguaglianza. È la feticizzazione della merce marxista, è un capitalismo slegato dalle basi umane che va oltre l'umano stesso, producendo una sovrastruttura ormai non più badante alla struttura, l'iperrealtà di Baudrillard, Matrix. Killy è un maschio, ed è minuscolo, un piccolissimo esserino che fa un viaggio in una gigantesca struttura per cercare cosa? Delle informazioni genetiche da portare a compimento. Come uno spermatozoo che è minuscolo rispetto all'enorme ovulo e in generale all'utero. Killy e Cibo insieme producono questa sfera. Killy porta via questa sfera. Nel finale noi vediamo qualcosa che ricorda le prime pagine, forse quindi quelle erano un flash forward, ossia Killy che è accompagnato da un bambino che indossa una tuta protettiva. Il figlio di Cibo, colui che ha il Net Terminal Gene, colui che se collegato alla Netsphere può porre fine a questo disastro. Questo bambino è un messia metaforico. Esiste un capitolo che si svolge dopo la storia di Blam, appropriatamente chiamato Blam al quadrato. In questo capitolo vediamo che il piano di Killy ha avuto successo. E gli umani si sono ripresi il controllo della megastruttura e gradualmente stanno dando la caccia alle creature di silicio, quindi i peccati dei carnefici vengono trasmessi alle vittime. Adesso le vittime diventano i nuovi carnefici. Si è ribaltata la situazione. Una di queste creature di silicio che abbiamo conosciuto nel corso della storia è forse l'unica sopravvissuta. Killy viene chiamato la catastrofe dalle creature di silicio, che ha portato alla quasi loro estinzione. Eppure lei viene salvata proprio da Killy, che evidentemente è ancora vivo. E a quel punto lei riesce ad arrivare sulla superficie della struttura e a prendere il volo, sfuggendo dalla prigionia dei suoi creatori, sfuggendo da questo uovo che sta incubando una nuova specie, volando verso lo spazio siderale. È molto poetico come secondo finale. Perché per tutto il tempo abbiamo vissuto immersi in questi abissi d'acciaio. Niente orizzonte, niente sole, niente apertura, solo chiusura, sempre pareti, ovunque, confini, prigioni. La caverna di Platone. Ma questa forma di vita di silicio riesce a scappare, a vedere lo spazio, che per definizione è vuoto, è infinito, senza confini. Questo si chiama spazio negativo, che in architettura è tanto protagonista quanto lo spazio positivo, ossia quello occupato, e che in Blam le macchine, in un horror vacui, cercavano continuamente di richiudere, ma lei invece ora lo accetta e vola via, e uscimmo a rivedere le stelle.
Vi lascio il link Amazon di Blam, sia volume 1 sia l'edizione completa, questa qui in italiano, in descrizione. Si ringrazia Antonio Raimondi per avermi regalato il manga e anche voi, se volete, potete, possiamo metterci d'accordo per recensioni future. Ringrazio di nuovo NordVPN e vi ricordo il link in descrizione o nel commento fissato in alto per l'offerta. Se i miei video ti piacciono, donate al mio tipi, dove potrete donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.